Io mi rifarrei un po' alla categoria che il vecchio studioso di letteratura come Spinazzola introduceva, cioè che è quello dell'addestramento, lui lo chiamava, dello spettatore, del lettore, no? Addestramento si intende l'enciclopedia, la quantità di conoscenze che ha in questo caso lo spettatore. Quello che tu, come Arecco, definisci il bazar dell'immaginario lucasiano può effettivamente essere così preponderante a dare fastidio, appunto, dipende dall'enciclopedia, dall'addestramento spettatoriale, cioè anche perché quanto del complessissimo sistema di referenze che usa Lucas può essere colto, dipende, cioè dipende, insomma, sappiamo benissimo che, per esempio, cioè, un bravo conoscitore, un ottimo conoscitore di storia romana potrà gingillarsi nel vedere tutti i riferimenti che ci sono nel passaggio dalla Repubblica all'Impero. Conoscitore di Napoleone potrà vederci tutta una serie di convergenze tra la figura napoleonica e quella dell'imperatore Palpatine o d'Arcidius.